Allora, da Concesi abbiamo Scaramella. Okay. Presente a questa bellissima festa, due parole su questo premio per Maspero. Penso che sia strameritato, si vede che si è avuto modo anche di vedere dalla giuria, ha preso il triplo degli altri concorrenti, ciò vuol dire che la cosa era all'unanimità. Direttori sportivi che impegnati sia all'allestimento di squadre ma anche in attività ovviamente importanti come queste che stanno sempre prendendo più piede. Ma penso che sia importante parlare soprattutto di calcio dilettantistico, e per parlare di calcio dilettantistico bisogna fare delle cose nuove. Cose nuove sono il Gran Galà, il pallone d'oro, la scarpa d'oro, la trasmissione in televisione. Questo vuol dire parlare sempre di calcio dilettantistico. Quindi ovviamente se abbiamo dei campioni, degli esempi da seguire in questo campo, la strada è anche spianata. Indubbiamente, questo sì. Avendo dei campioni è facile anche per i giovani, poi soprattutto se trovano giocatori come Maspero, che ha dimostrato la sua umiltà e il suo modo di fare con tutti, questi giocatori per questi giovani è stato un esempio. Ok, grazie mille.